L'obiettivo è duplice, raddoppiare i posti negli hotspot e accelerare i rimpatri. Ad annunciare il nuovo piano del governo è il commissario per l'emergenza migranti Valerio Valenti, spiegando che nel giro di poche settimane saranno disponibili almeno un migliaio di posti in più per far fronte a questa ondata di sbarchi senza precedenti. Oltre 42.200 nei soli primi tre mesi di quest'anno, come documenta Frontex, l'agenzia europea che si occupa della guardia di frontiera e costiera. Un vero e proprio record degli ultimi 10 anni. Ogni hotspot verrà rafforzato a partire da quello di Lampedusa. Si punta poi ad organizzare altri centri di prima accoglienza di piccole dimensioni, in grado di ospitare 200-300 persone concentrate prevalentemente in Sicilia e Calabria, affidandone la gestione alla Croce Rossa in modo da poter avere un'accoglienza più strutturata. Circa 70 unità che saranno operativi a partire dal 1 giugno. L'obiettivo è quello di avere un addetto della Croce Rossa per ogni 10 migranti. Dall'altro lato si lavora per bloccare le partenze ed accelerare i rimpatri con accordi bilaterali con i principali paesi del Nord Africa, con la Tunisia prima di tutto, da dove arrivano oltre la metà degli ultimi attraversamenti. E proprio il rafforzamento della cooperazione sul piano della sicurezza e su quello del contrasto ai trafficanti di esseri umani è stato il tema centrale della missione a Tunisi del ministro Piantedosi, che nell'incontro con il presidente Saied e il suo omologo Fekir ha rinnovato l'impegno comune per controllare le partenze illegali.